Non lasciarmi, uno dei tanti capolavori di Kazuo Ishiguro, si apre con una scolaresca durante una lezione che sembra normale. Pian piano scopriamo però che quella non è una scuola come le altre, è una scuola per ragazzi che sono stati generati e che vengono allevati ed educati soltanto per poter fornire organi di ricambio a chi ne abbia bisogno, reni, polmoni. Gli viene insegnato che tutto ciò è ovvio e normale e loro vivono godendosi i giorni, ovviamente con gli acciacchi di chi a 20 anni ha già subito 2 o 3 interventi, in attesa della quarta asportazione. Si dice che quello sia l'intervento che chiude la serie. I personaggi di Ishiguro non sanno vivere, vivono la propria vita come se fossero affari di qualcun altro. Non sanno chi sono, né quello che vogliono, e si abbandonano a compiere il dovere che gli altri, la società, la morale, la religione, la famiglia, hanno programmato per loro. Nemmeno provano a ribellarsi, perché gli manca del tutto l'idea che ribellarsi sia possibile. Leggendo, sentiamo dapprima montare l'inquietudine, poi la rabbia, perché vediamo che quei personaggi avrebbero a portata di mano la possibilità di impugnare la propria esistenza, ma non lo fanno, perché non guardano mai dentro se stessi, ma sempre a quello che gli altri si aspettano da loro. Nemmeno si accorgono che così facendo stanno sacrificando la vita, perché non sanno che la vita gli appartiene, e la lasciano nelle mani di altri che decidono per loro. Questo rende la disperazione dei romanzi di Ishiguro inconsolabile, e alla fine del libro il sospetto ci afferra. Non è per caso così anche per noi, quando viviamo inseguendo cose che altri ci hanno messo in testa, l'abitudine, l'invidia, la pubblicità. Non è che anche noi, senza accorgercene, siamo un po' tutti Mr. Stevens.